oggi un'attenzione su malattie particolarmente... Dopo possiamo toccare anche questo tanto. Che chiedono, credo, al medico e al paziente anche una grande pazienza. L'abbia anche sugli inceneritori. No, mi procura troppo faccia malati. Faccia parlare. Io trovo. Ma cosa parlare. Dice mi procura troppo? Una signora, che, signora che fa l'oncologa non può dire mi procura troppi malati. Io trovo, signora. Non è giusto questo discorso. Scusami, ragazzi. Sì, vabbè, lei non può dire, insomma, a fronte di una discussione fatta fino adesso, che il termovalorizzatore fa venire il tumore. Le porto i dati dello studio di Coriano, guardi, signora, ne guardi, parliamo. Signora, lei sta facendo del terrorismo di fronte a delle persone quando tutti i dati, quando tutti i dati... Anche voi ora posso finire su questo, signora, lei sta parlando fino a che parliamo della differenziata, no, possiamo essere allora. Caro lo va a dire a qualcun altro. Beh, su presidente, allora no mi può chiamare anche Giuseppino. Caro, perché di fronte a una persona che ci vedono le persone malate, le persone che in questo momento hanno un tumore e che arrivano a immaginare che sia per colpa di scelte infrastrutturali, questo è un gigantesco, è gravissimo. Intanto, glielo dimostro. Se avesse la cortesia di stare zitta ogni tanto e di ascoltare anche gli altri, se fosse capace, no, cosa però, di cui non esageri, il problema, scusami, qui si parla di tumori. Chi ha avuto in casa? Chi ha un parente che è morto di tumore? Chi ha un parente che è morto di tumore ha il diritto di sapere come stanno le cose. E siccome io appartengo alla categoria, non consento a un aspirante, vogliamo cercare di evitare qualsiasi possibilità. A un aspirante alchimista di venire a raccontare qui una cosa che i dati tutte le località mondiali, europee e italiane nelle quali non esiste negli Stati Uniti, un impianto di termovalorizzazione non hanno più inceneritori di mortalità uguale. Signora, le posso raccontare una cosa? Vada con i suoi dati, le posso dire, aumento del rischio di morte del 50%.